diceva che il Messia sarebbe chiamato Emmanuel, che vuol dire Dio con noi. Alleluia. Cari religiosi farisei moderni. Alleluia. Voi della torre di guardia, geovisti. Gloria a Dio. Geovisti. Dice la Bibbia che il Messia sarebbe stato chiamato Emmanuel. Alleluia. Emmanuel, che tradotto dall'ebraico vuol dire Dio con noi. Eloi con noi, Elohim con noi. Ma non vogliono ascoltare come i farisei. Ma tu che sei cattolico, cerca la verità. Tu che sei musulmano, cerca la verità. La verità è Cristo. Gloria. Io sono la via, la verità e la vita. Io sto predicando la verità con amore, con forza. A volte devo gridare, alleluia, perché lo Spirito Santo mi dà la forza, come Giovanni Battista gridava nel deserto. Se lui gridava nel deserto, quanto più oggi dobbiamo gridare in queste metropoli, in queste città corrotte, piene di peccati, droga, perversione, mafia, camorra, illegalità, corruzione, idolatria, aborti, omosessualità, prostituzione, rapine, guerre. Dobbiamo predicare il nome di Gesù Cristo, l'unica salvezza. E a volte dobbiamo alzare la voce. Perché nel libro dei proverbi dice la Bibbia, capitolo 1 verso 20, libera, Signore, ancora. La sapienza grida per le vie, così dice nei proverbi. Alleluia. La sapienza grida per le vie, fa udire la sua voce nelle piazze. Alleluia. Gli antichi apostoli predicavano nelle strade di Gerusalemme, alzavano la voce, proclamavano il verbo. Gli antichi discepoli non andavano col carrellino lì, con le riviste che vengono dall'America, testimoni di Geova, uscite dalla setta, convertitevi al vero Dio di Israele e a Gesù Cristo il Messia. Amen. Gloria a Cristo. Lasciate gli idoli, le statue, i santini, non siate madonnari, non siate idolatri, non pregate i santi cosiddetti, San Gennaro, San Padre Pio, Sant'Agata, Santa Rosalia, San di qua, San di là. E poi Gesù, dove lo mettete Gesù? Dove lo mettiamo Gesù? Gesù è al secondo piano? Gesù è al secondo livello? Dove sta Gesù? Gesù è il primo e l'ultimo, l'alfa e l'omega. Gesù è il re dei re. Alleluia. Qua in Italia pregano di più i santi che Gesù. Amen, Cristo. Amen. Io sto predicando la verità. Signore, Dio libera. Amen, che qualcuno ascolti e si converta. Alleluia. Lascia l'idolatria. Te lo dico con amore. Alleluia. L'idolatria. Alleluia. È satanica. Oh, inginocchiarsi alle statue è paganesimo puro. Paganesimo allo stato puro. Sono i vitelli d'oro. Gli idoli di Astaroth, di Baal, dei falsi dei della Mesopotamia, che oggi il cattolicesimo li ha travestiti da cristianesimo, perché il cattolicesimo è corrotto. Lì c'era l'impero romano, lì dove oggi c'è il Vaticano c'era l'impero romano. L'impero romano era pieno di falsi dei, come il cattolicesimo. C'hanno i santi, i santini, le statuette, le immaginette. Pregano le Madonne, la Madonna bianca, la Madonna nera, la Madonna russa, la Madonna messicana, la Madonna di qua, E Gesù Cristo dov'è? Dov'è Gesù per voi? Dov'è Gesù per voi? Gesù non era solo un uomo. Gesù non è solo un profeta. Gesù verrà a giudicare il mondo nell'ultimo giorno. Alleluia. Gesù sarà il Alleluia. Giudice supremo di tutta la terra. Alleluia. Gesù Cristo ritornerà a Gerusalemme. Gloria a Dio, gloria. Ecco perché le nazioni vogliono distruggere Gerusalemme, ma non potranno. Perché è stato profetizzato, è stato predetto da migliaia di anni. Ascoltate, cari che siete lì anche voi, che il Messia Gesù Cristo tornerà a Gerusalemme e da Gerusalemme governerà su tutta la terra. Così dice negli antichi profeti di Israele.
l'Antico Testamento, oh, gloria, il profeta gloria, Isaia, gloria. Il profeta Malachia, il profeta Zaccaria, i gloria veri profeti di Yahweh, i veri profeti dell'Onnipotente, il Dio del cielo, il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. Yes, il Dio di Israele ha predetto, ha profetizzato che Gesù ritornerà a Gerusalemme. Ecco perché le nazioni vogliono distruggere Gerusalemme, vogliono fare del male a Israele, perché Gesù, Yeshua è nato lì. Yes, amen. E lì tornerà, alleluia. Gloria a Dio. Gesù è nato lì e lì ritornerà. E da Gerusalemme governerà sulle nazioni, sulla terra verrà il regno millenario. Oh, ma tu alleluia, non conosci amen. Queste cose amen, perché non hai mai amen. Letto l'Apocalisse, non hai oh, mai letto Signore, il Vangelo, gloria, non hai mai letto la Bibbia, non hai mai letto la parola della verità, l'Apocalisse. Ma questa mattina rifletti, caro italiano, caro arabo, oh, alleluia, caro marocchino, algerino, alleluia, tunisino, alleluia, rumeno, dominicana, tu che sei di Santo Domingo, che ti sei allontanata da Dio, tu che sei brasiliano, tu che sei rumeno, russo, ucraino, alleluia, cinese, alleluia, del Bangladesh, tu hai bisogno di Gesù. Alleluia. Amen. Gloria, you need Jesus. You need Jesus Christ in your heart. Alleluia. The King of Kings. The only one who can change your life. Gloria a Dio. Yes. Alleluia. Matteo, tu hai bisogno di Gesù. Tu hai bisogno di conoscere la verità di Cristo.